Le più belle storie di Tony Wolfe. Il castello dell'orco cattivo. Dami Edizioni. C'era una volta un villaggio nascosto nel cuore del bosco quercino. Il luogo era bello e tutti si volevano bene. Peccato che oltre la pianura paludosa vivesse un orco cattivo e prepotente. E li terrorizzava. Un giorno, però, gli abitanti del villaggio decisero di reagire, di dare all'orco una bella lezione. Tutto ebbe inizio con la richiesta di aiuto della signora Carotina. Una richiesta di aiuto. È una notte buia e senza stelle nel villaggio del Bosco Quercino. Davanti alla casetta di Rick, il riccio, si sente uno scalpitio di piccoli passi e poi. Chi sta bussando con tanta insistenza alla sua porta? Apri, ti prego! Svegliati, Rick! È successa una cosa terribile! È la signora Carotina che bussa e ribussa, stringendo tra le braccia il figlio più piccolo addormentato. È molto agitata e continua incessantemente a bussare. Ma a quell'ora della notte il riccio dorme sodo e non lo svegliano neppure le cannonate. Aiuto, aiuto! Ripete la coniglia. Finalmente Rick si sveglia e corre ad aprire la porta. Anche al debole chiarore della candela si accorge subito che è successo qualcosa di molto grave. Presto, entra, raccontami tutto. Anche voi piccoli, venite dentro, dice preoccupato agli altri coniglietti della signora Carotina. Una sciagura, una catastrofe, un vero disastro! La signora Carotina non riesce a trovare parole abbastanza brutte per descrivere i guai che le sono capitati. Intorno a lei si affollano i figli, cinque coniglietti assonnati e impauriti. L'orco cattivo, quel brutto gigante che abita nel grande castello sul colle sottovento, ci ha scacciato dalla nostra casa e dalle nostre terre. È arrivato come un uragano questa sera mentre eravamo a cena tranquilli e ci ha detto di fare i bagagli e di andarcene. Mio marito ha cercato di protestare ed è stato fatto prigioniero e portato al castello. Chissà che cosa gli capiterà. La povera coniglia piange e si dispera. I coniglietti guardano il riccio, sperando che gli aiuti a salvare il loro papà. Per tutte le spine, non c'è tempo da perdere, esclama Rick. Voi sistematevi qui per la notte, così sarete al sicuro, mentre io vado a chiamare i rinforzi. Bisogna avvisare subito il Gran Consiglio del Bosco. E così dicendo, il riccio tira fuori coperte e cuscini per i suoi amici conigli. Poi si precipita fuori dalla casetta per cercare aiuto. Corre fino alla vecchia quercia e, battendo sette colpi sul tronco cavo, lancia nel bosco addormentato un richiamo che tutti conoscono bene. Da ogni tana del bosco gli animali saltano fuori, svegliati di soprassalto. In un baleno, un folto gruppo di amici è pronto ad ascoltare il terribile racconto. È ora di farla finita con questi soprusi. Quell'orco malvagio merita una bella lezione, dice il vecchio gufo. A quell'ora della notte è l'unico ancora sveglio. Gli altri animali sono tutti assonnati e c'è persino
si è portato da casa il cuscino su cui stava dormendo. Tutti comunque approvano le sue parole, tra uno sbadiglio e l'altro. Per fortuna le cugine Topoletti sono ben sveglie e hanno subito improvvisato una colazione, distribuendo pane tostato, biscotti e tanto, tanto, tanto caffè. Il riccio, vedendo tutti quegli sbadigli, si spazientisce. «Svegli, svegli, ragazzi! Non è il momento di dormire. Dobbiamo subito organizzare una spedizione per liberare il signor Carotini». Il ragno Duilio, che ha seguito tutta la faccenda dalla sua ragnatela sul soffitto, si cala giù veloce. «Perché non chiediamo consiglio ad Aristotele, il più anziano ed il più saggio di tutti noi?» propone. E proprio in quel momento fa il suo ingresso nella stanza il più vecchio topo, Aristotele, appoggiandosi al suo bastone. «Ho sentito l'allarme, cosa è successo?» chiede. Mentre il riccio gli porta una sedia per accomodarsi, il gufo lo aggiorna sugli ultimi avvenimenti. «Se almeno sapessi come fare per entrare nel castello dell'orco cattivo», dice Rick. «Ah, so io come fare, mi ricordo di un antico volume che parlava proprio di questo. Devo andare subito a controllare nella mia biblioteca», gli risponde il topo precipitandosi fuori dalla stanza. La spedizione. Il Gran Consiglio del Bosco decide di mandare una squadra a salvare il signor Carotini. Bisogna fare presto, ma prima di partire i volontari aspettano che il saggio topo Aristotele consulti i suoi vecchi libri alla ricerca di un'informazione utile. «Ecco, ecco, lo immaginavo che doveva esserci un ingresso segreto. E qui cosa dice? Questa sì che è una notizia interessante. Non sapevo che gli orchi avessero tanto paura di...» In fila indiana e con aria spavalda, il gruppetto di temerari si avvia verso il colle di Sottovento. Cercano di farsi coraggio l'un l'altro, anche se, in realtà, hanno il pelo ritto e la coda che tremano dalla paura. Usciti dal bosco, devono ora attraversare il fiume. Il castoro Pino li conduce alla sua diga di tronchi e, seguendolo passo passo, tutti riescono ad arrivare sull'altra sponda. Si fermano per riprendere fiato ed ecco davanti a loro apparire la pianura paludosa. «Adesso fate molta attenzione», dice il topino Dario, che è l'unico tra loro ad avere mai attraversato la pianura. «Ci sono le sabbie mobili, ma io conosco il sentiero sicuro. Seguitemi!» «Le sabbie mobili!» esclamano in coro gli altri. Finalmente, dopo quasi un'ora di cammino, la squadra di salvataggio arriva in prossimità del castello. La visione della sua sagoma, che si staglia contro il cielo biancastro del primo mattino, con stormi di corvi che volteggiano attorno, gela il sangue nelle vene dei nostri eroi. «Adesso fate silenzio», sussurra Dario. Ma dalle retrovie si sente uno strano ticchettio. «Insomma, fate silenzio!» dice Zanna, il cinghiale, voltandosi indietro. Ma il povero Lino, il topolino bianco, non riesce a smettere di battere i denti dalla paura. «Non è certo un affare da poco.
entrare nel castello dell'orco più terrificante che si sia mai visto. Forza, coraggio, ce la possiamo fare, gli dice Zanna per incitarlo. Guidati dalle indicazioni del topo Aristotele, trovano una porticina segreta nascosta tra i cespugli e si intrufolano nel castello. È buio e i cinque amici iniziano a scendere a tentoni giù per la scala tortuosa. Proseguono percorrendo un fitto intrico di corridoi che, per fortuna, sono illuminati da deboli fiaccole. Come faremo a ritrovare l'uscita? Chiede Lino, il topolino bianco. Prima dobbiamo trovare il signor Carotini e liberarlo, poi penseremo a uscire, gli risponde Zanna. Non mi sembra un gran piano, insiste Lino. Silenzio! Vedo una luce laggiù in fondo, giù in fondo al corridoio, dice Dario. La banda di soccorritori si accalca nel sotterraneo. Sembra proprio che il corridoio sia arrivato alla fine. Chissà cosa troveranno adesso. Sono così presi dalla loro ricerca, però, da non accorgersi che un brutto avvoltoio, l'aiutante in capo dell'orco, li sta seguendo. Infatti, mentre faceva il suo solito giro di ricognizione, l'avvoltoio li aveva sentiti scendere giù per la scala e si è subito nascosto nel buio per poterli seguire. Questi poveri sciocchi sono venuti sicuramente per salvare il loro amico coniglio, ma non sanno di aver fatto il più grande errore della loro vita, pensa l'uccellaccio. In mente ha già un piano per catturarli. Deve solo aspettare che cadano nella sua trappola. Ecco il signor Carotini! Esclama Zanna, il cinghiale, che era andato in avanscoperta. Venite! Queste sono le prigioni, dice, chiamando tutti gli altri. Dietro le pesanti sbarre, un coniglio tremante per il freddo e la paura chiede aiuto a gran voce. Amici, come sono contento di vedervi! Presto, liberatemi! La chiave è appesa là, sul muro! Esclama sollevato, vedendo arrivare Zanne e compagni. La grossa chiave, un po' arrugginita, apre con qualche sforzo la pesante serratura. E in pochi istanti gli amici si affollano intorno al prigioniero per confortarlo. Si accorgono però che il coniglio ha le zampe imprigionate dentro a dei grossi ceppi di legno e non può scappare. Per fortuna Ceppino, il castoro, che inizia subito a rosicchiarli. Intanto il topino Lino è il più pauroso della comitiva, è rimasto un po' indietro. A lui le gabbie non piacciono neanche un po' e non si fida ad entrare in quella buia prigione. Gli amici lo prendono un po' in giro. Coraggio, Lino, non essere il solito fifone. Come hai visto, tutto è filato liscio come l'olio. Ora liberiamo il signor Carotini dai ceppi e ce ne torniamo tutti a casa. Ma Lino non vuole saperne di raggiungere gli altri, dietro le sbarre, e se ne sta tutto tremante in un angolino. All'improvviso si sente un gran fruscio d'ali. Dall'oscurità salta fuori brutto avvoltoio e sbà! La porta della cella si chiude pesantemente, imprigionando il gruppetto di amici. L'uccellaccio gira la chiave nella serratura, un giro, due, tre, poi fa un passo indietro
e guarda compiaciuto le sue prede. Che banda di sciocchi! Siete entrati da soli nella trappola! Vi ho preso senza fare alcuna fatica! Esclama allegro l'avvoltoio, saltando sulle sue zampacce per la soddisfazione. Gli amici si guardano l'un l'altro increduli. Erano venuti per liberare il signor Carotini e si ritrovano tutti chiusi a chiave in prigione. Ora imparerete che cosa vuol dire cercare di farle in barba all'orco. Nessuno è mai uscito da queste celle, dice la guardia con un ghigno e si allontana portandosi via le chiavi. Il brutto avvoltoio sta correndo dal suo padrone per raccontargli la sua formidabile impresa. Malino, dal suo nascondiglio, ha visto tutto. Padrone, padrone, vengo a darvi una buona notizia. Nei prossimi giorni potremo mangiare ben più di un misero coniglio. Ha acchiappato un gruppetto di ficcanaso che potremmo cucinare arrosto o in salmì. L'orco, dal suo grande trono in cima allo scalone, si frega le mani soddisfatto. Bene, bene, non vedo l'ora di mangiarli tutti. Loda la sua guardia con già l'acquolino in bocca. Voce narrante la maestra Fuffi.